Fantasticamente, salutiamo Antonello Piergentili che curerà la parte tecnica di questa seconda parte di Fantasticamente. E oggi stiamo parlando di solidarietà. Vi voglio a questo proposito dare il nostro numero verde che è 800-555-941. 800-555-941. E andiamo avanti nel discorso sulla solidarietà. Esiste anche una falsa solidarietà? Beh, devo dire che purtroppo esiste, anche perché il modo più semplice per scaricare molte volte una sorta di senso di colpa. La solidarietà, quella spicciola, quella della falsa compartecipazione, il dare per così tanto per affrancare il nostro spirito piuttosto che condividere. In quel caso io non parlerei proprio di solidarietà. La solidarietà, come abbiamo visto precedentemente, è una partecipazione molto più presente, pregnante, un esserci veramente, o come diceva Franca, nasce da, la nostra ascoltatrice, nasce comunque da una sofferenza interiore, da una parte un'elaborazione, non è una cosa che si così molto banale, beh, sono un po' solidale con questo, assolutamente. Ma ci sono persone che si dimostrano solidali con qualcuno soltanto perché sperano che quella persona poi li ricompensi in qualche modo? Beh, sì, certamente, ma in questo caso ancora non possiamo parlare di solidarietà, perché in fondo il dare per avere non appartiene assolutamente alla solidarietà. Ma anche dare per avere una soddisfazione interna, non so, dare soldi a un mendicante solo perché così si torna a casa più contenti di sé. Sì, ma questo non significa comunque essere solidali, perché ho dato qualcosa di pratico, del denaro, ho dato un'attenzione. La solidarietà è una partecipazione più profonda, è un condividere in quel momento lo stato d'animo, il vissuto, la sofferenza dell'altro. Quindi è partecipare, per esempio, se si è in coppia, ai momenti belli e ai momenti brutti, alle vittorie e alle sconfitte dell'altra, della persona con cui viviamo. E se partiamo dalla coppia, è quel senso di intimità che fa sì che non si possa accettare qualsiasi cosa che venga dall'altro. Quindi la solidarietà è non sentirsi in dovere di fare qualcosa, né in dovere di accettare qualche cosa. Quindi, ma avere il piacere di farlo. Ma avere il piacere, la spontaneità del farlo, il sentire, ecco, noi parliamo di solidarietà quando sentiamo, quindi quando è qualcosa di interiore, non quando è qualcosa di esteriore. Bene, vi do ancora una volta il nostro numero verde che è 800-555-941. 800-555-941. E adesso ascoltiamo l'intervista che Claudio Spagnolo ha fatto a Dominique Lapierre. Un interessantissimo libro scritto da Dominique Lapierre e Javier Moro si intitola Mezzanotte 5 a Bhopal. Siamo in compagnia di Dominique Lapierre. Cosa successe quella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1984? Sì, è la notte del secondo di dicembre 84 nel centro della India, in una città magnifica della India. È successo la più grande tragedia industriale di tutti i tempi. Da una fabbrica di pesticidi americana di Union Carbide si è scappato un nuvole tossico e che ha fatto 30.000 morti e che ha avvelenato 500.000 persone. Veramente la più grande tragedia di tutti i tempi. Ma la ragione perché io ho scritto questa storia adesso è che 10 anni dopo di questa tragedia ci sono 150.000 persone, tutti poveri, che non hanno ricevuto nessun trattamento medicale, nessune compensazioni finanziarie. È un scandalo, è una tragedia nella tragedia. Era un regalo straordinario della alta tecnologia occidentale alla India medievale. Tutto comincia come un sogno industriale. Dominique Lapierre, oltre a essere uno scrittore e un giornalista, si impegna in prima persona per le persone dell'India. Lei ha adottato un orfanotrofio, aiuta le bidonville. Credo che oggi la solidarietà individuale è molto importante, perché credo che è uno dei più grandi sfide del terzo millennio va a essere di sapere se il mondo occidentale ricco è preparato a spartire un po' di sua ricchezza con i più poveri del mondo. Ragionando per assurdo, ma neanche troppo, dietro la solidarietà ci può essere una forma di egoismo?
C'è forse un modo di sentirsi vivi e felici soltanto se lo sono anche gli altri, quindi un riflesso su se stesso alla fine. Ma possiamo vivere bene, non c'è problema, ma dobbiamo spartire, si dice? Dobbiamo spartire di più. Era il messaggio della Madre Teresa. La Madre Teresa diceva ai ricchi, potete essere più ricco, sempre più ricco, ma per favore, di spartire un po' più di sua ricchezza. È il messaggio di mezzanotte e cinque a Bhopal, come era il messaggio della città della gioia, di spartire un po' più, e per fare che possiamo portare un po' di giustizia, un po' di compassione, un po' d'amore ai più deseredati del nostro pianeta, e sono molte. Questa intervista a Dominique Lapierre, mi viene una domanda da fare al professor De Maio: se la solidarietà quindi è qualcosa di molto personale, come il sentimento di cui abbiamo parlato fino adesso, e quindi che nasce da un'esigenza privata di ciascuno di noi, oppure dovrebbe essere un dovere sociale come quello che ha auspicato appunto Dominique Lapierre? Beh, certamente sarebbe bello se fosse un dovere sociale, come il bene, no? È bello se fosse un dovere. Quindi un dovere diventerebbe. Purtroppo non è possibile, perché diciamo che noi siamo stati educati, pensate a tutto quello che accade sul pensiero positivo. Ok, io devo pensare positivo significa che devo pensare al benessere, alla gratificazione, mettermi in testa che qualcuno stia soffrendo in questo momento è un pensiero negativo, e quindi io lo scarto, per cui tutto il tempo... superflui, non una vera partecipazione. Al contrario, invece, la solidarietà dovrebbe essere la gioia di poter avere una positività nella negatività, ma è un cambiamento che ancora non siamo stati educati. Bene, adesso il prossimo brano musicale è una canzone di Ron, scritta con Lucio Dalla, che racconta di un amore silenzioso e discreto. Ti ho guardata, per il momento non esistono due occhi come i tuoi, così neri e così soli, che se mi guardi ancora e non li muovi, diventano belli anche i miei. Chissà se lo sai. Ti ho guardato per il momento, non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che mi guardi ancora e non li muovi, diventano belli anche i miei. Capisce da come ridi che fai finta e che non capisci, non vuoi guardi. Ti giuro che per quella bocca che se ti guardo diventa rossa, morirei. Chissà se lo sai, e questo ci introduce alla seconda parte della nostra rubrica Il Vive in Amore.
la storia che vi abbiamo raccontato oggi, di cui adesso racconteremo la fine, la trovate raccontata con maggiori dettagli sul settimanale Gioia in edicola. E dunque, che cosa succede? Che cosa decide quindi Raimondo? Comunica a Isabel che fino a che non troverà un altro compagno potrà contare su di lui per mantenere il bambino, però non vivranno insieme, anzi lui non vuole essere compromesso e non vederla finché il piccolo non sarà nato. Raimondo certamente ha preso la giusta decisione, ma noi sappiamo che la razionalità non sempre va di pari passo con quelle che sono le emozioni, e questo contrasto gli determina una grossa ansia, un'ansia inaspettata, perché la decisione sembrava quella giusta, eppure sta male. E infatti quando gli sembra, poi facendo i calcoli, che sia arrivata la data del parto, non cerca lei ma chiede notizie al suo amico, l'amico che aveva preso Isabel nella sua emittente privata, e l'amico gli dice che Isabel è partita già da molto tempo. E allora cosa succede? Che Raimondo lascia tutti, lascia la fidanzata di turno e parte alla ricerca di Isabel, riesce a trovarla attraverso mille peripezie, mille avventure, e comunque finalmente riesce a individuare la sua casa e aspetta fuori dal portone. La vede uscire con un carrozzino, portando a passeggio forse un bambino, una bambina, la sua, il suo, non sa che cosa sia. Certamente in questo momento l'idea di poter nascondere a se stesso che figlio ha avuto, se sano, se malato, che cosa possa essere questo oggetto d'amore, o comunque di un errore improvviso, lo tiene ancora molto più in ansia e lo spinge verso Isabel. E però si accorge anche che dalla porta esce un altro uomo, un uomo che si avvicina a Isabel, che l'abbraccia, che sta vicino alla carrozzina, e quindi lui, guardandolo meglio, si rende conto che quello è il primo amore di Isabel, il ragazzo che l'aveva sempre aspettata nel paese dove entrambi erano nati e dove erano cresciuti. Quindi a questo punto lui, Raimondo, è come paralizzato, non sa che cosa fare, forse dovrebbe allontanarsi, invece rimane lì immobile, aspetta che la coppia gli passi davanti, spera in un saluto, vorrebbe appunto dare un'occhiata a chi c'è dentro la carrozzina, e invece Isabel, pur avendolo evidentemente riconosciuto, gli passa davanti senza dirgli niente. Rimane solo con il suo dubbio, con la sua paura. Purtroppo questi dubbi e questa paura hanno avuto il sopravvento sul suo coraggio, sui suoi stessi sentimenti. Noi sappiamo che non si può inventare l'amore e qualche volta si può nascondere soltanto persino a se stessi. Ha imparato questo. Probabilmente questo gli servirà di lezione per rendersi conto che il passato ha un significato, ma che il presente serve, bisogna viverlo giorno dopo giorno. Allora, questa era una storia vera, vi raccontiamo una storia vera ogni settimana, con il bivio in amore, con le due possibilità di scelta e con la fine. E se volete raccontarci le vostre storie, la nostra email è fantasticamente@rai.it, altrimenti potete scriverci a Fantasticamente, Radio 1, Saxa Rubra, Largo Villi De Luca, 00188 Roma. E adesso riprendiamo a parlare del tema di oggi, che è la solidarietà, e ne parliamo con Lucia, che ci chiama da Venezia. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. No, vi sento sempre. Ah, benissimo. Sì, è la terza volta che telefono. Ah, sì? Sì, in varie occasioni. No, volevo così raccontare una mia esperienza a proposito di solidarietà. Sì. Alcuni mesi fa avevo mio papà in un ospedale di riabilitazione, cioè in lunga degenza, e andando a trovarlo passavo in questo corridoio dove c'erano tante persone in carrozzina, purtroppo, no? Sì. Ce n'era uno che un giorno mi ha un po' colpita, perché piangeva, insomma era molto triste, no? E praticamente attraverso questo suo piangere l'ho notato, sì, di più rispetto a tanti altri, sì, che c'erano. E allora tutte le volte che andavo a trovare mio papà, gli passavo vicino, lo salutavo, gli facevo un sorriso e lui ricambiava appunto tutto questo, no? Sì. E poi qualche volta magari gli ho chiesto come va oggi, così, insomma, io volevo semplicemente un po' sollevarlo, certo, no? Ecco, certo, perché mi dispiaceva per lui così. E niente, dopo una settimana mi ferma, sì, e mi fa: signora, mi scusi, ma lei dove abita? E ho detto: tale po' Spinea. Ah, non abita a Mestre? Ho detto: no. Ma ha detto: mi scusi, allora da dove ci conosciamo? No. Sì, lui poverino, io presumo che è passato tutta la settimana a riflettere, certo, da dove ci conosciamo. Come mai questa persona si interessava a lui, insomma? Sì, 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 questa cosa mi ha anche un po' fatto riflettere, l'ho registrata con tristezza, certo, perché questo mi ha fatto capire che, perché le assicuro che lì passavano dozzine e dozzine di persone tutti i giorni, sì, no? È triste che nessuno si prenda la briga di fare, cioè non si deve fare granché. Sì, ma come dice lei, un sorriso, un saluto, sì, certo. Sì, non costa proprio niente, e io ho visto che
lui a sua volta mi ha reso felice, è tornato tantissimo indietro perché lui ogni volta mi salutava, sì. Era radioso, cioè sì. Mi ha dato tantissimo, certo. Però mi ha colpito appunto questa sua osservazione, sì, la solitudine, e lui, cioè per lui non è scontato che uno passa e semplicemente gli fa un sorriso, certo. E magari... Ci deve essere un motivo per questo, sì, sì, certo. È triste, però è così purtroppo. Va bene Lucia, la ringraziamo moltissimo. Grazie della a voi. Sua buongiorno, storia. Grazie, arrivederci. Lucia, purtroppo questo è un preconcetto, quello del che si può dare soltanto a chi si conosce, a chi ci sta vicino, perché sembra quasi sia più facile, anche perché molte volte c'è vergogna nel dare, dobbiamo prenderci cura anche di questo, la gente non dà, non perché non voglia dare o non voglia partecipare, perché ha il timore di essere, è proprio una vergogna, quindi un sentimento quasi di pudore nei confronti dell'altro a cui stiamo dando il sorriso. E l'altra cosa importante è che, certo, un sorriso, una disponibilità, 30 secondi, un minuto per chiedere come va, ha bisogno di qualcosa, è molto di più probabilmente del denaro piuttosto che di una partecipazione soltanto fatta di cose e non di persone. Lei c'è stata, l'ho accettato, l'ho rispettato, ci ha parlato, quindi gli ha dato esistenza in qualche modo. Questa è la solidarietà, non certo, soltanto il dare il denaro. L'ha visto, l'ha guardato. Sì. Allora, dopo Lucia adesso abbiamo Lucio invece che ci chiama da Livorno. Pronto? Buongiorno signorina, dunque sì. Innanzitutto di complimenti. Grazie. Perché queste trasmissioni sono indubbiamente di grande interesse, diciamo, culturale e direi anche a livello personale, perché tocca molto da vicino alcuni problemi. Sì, sì. Dunque, sono già stato vostro ospite nel passato, sì. Abbiamo parlato di altro, beh, insomma ho trovato la linea, quindi ben volentieri partecipo. Sì. Dunque, parlavamo della solidarietà, sì. Dunque. Siccome ho ascoltato a lungo il vostro programma, indubbiamente ritengo che sia una questione personale, sì. Però in alcuni casi diciamo che ritengo che debba essere anche un dovere sociale, sociale sì. Sì, perché parlando ad esempio di ciò che è accaduto ultimamente sì. In America sì. Non si può non essere solidali non solo con il popolo americano che hanno avuto gravissime perdite sia a livello di immagine che problemi reali, quindi anche economici. Questo chiaramente viene ridistribuito poi in tutto il mondo, certo. Ma sono solidale anche con il popolo afghano che ha grandissimi, notevoli problemi anche di sopravvivenza, per cui diciamo è una miriade di situazioni che chiaramente ci lasciano un po' certo. Tutti perplessi, perché non è certo giustificabile fare del terrorismo per risolvere i problemi, assolutamente. Quindi a volte magari parlando con dei miei amici, colleghi, non si può dire l'America in qualche modo si è voluto certe cose, perché è assurdo pensare che un problema politico o sociale si debba risolvere con altre morti assurde e incongruenti, insomma una cosa folle. Quindi lei parla proprio di solidarietà come essere vicini a chiunque soffre e i tanti possono soffrire di più. Sì. Anche perché guardi, io ho lavorato per 30 anni nei Vigili del Fuoco e francamente al momento mi sento un pesce fuor d'acqua, perché niente, andai via in pensione perché chiaramente avevo maturato, però per lei quando comunque... sento queste cose purtroppo vorrei essere lì al momento e certo. Diciamo che in virtù della solidarietà che mi tocca da vicino per i poveri morti dei Vigili del Fuoco come sì. Soccorritori, diciamo, chiaramente mi dispiace moltissimo anche degli altri, però diciamo che la categoria è la solita, per cui ho inviato al sindaco di New York un mio scritto a testimonianza, insomma, dell'amore dei Vigili del Fuoco di tutto il mondo, perché è un lavoro che si fa col cuore e non per è una vera guadagnare. Passione, una vera missione. Sì, sì, perché ecco, il medico fa la sua missione, missionario, ognuno ha, tutti i lavori sono importanti. Però io ho scelto questo lavoro perché... Proprio perché sentiva questo slancio. Sentivo che fare qualcosa per gli altri in questo modo, insomma, di soccorso, indubbiamente è una cosa che ci fa stare bene con noi stessi, con la società, e quindi direi che secondo me, ecco, ribadisco, è un dovere in certe occasioni essere solidari con i problemi di altri popoli e di altre situazioni. Va bene, Lucio, la ringraziamo moltissimo, grazie. Ah, certamente la solidarietà è, credo, una delle poche cose insieme ai sentimenti come l'amore, la rabbia, come quei sentimenti che ci fa sentire vivi, che ci fa esistere. Ma purtroppo sa cosa accade, Lucio? Che molte volte alcune cose ci vengono raccontate come nozioni storiche. Ora diciamo, come diceva prima il nostro intervistato, sono morte 30.000 persone in India per l'esplosione. Sì, certo, ma a questo punto noi non identifichiamo, quindi diciamo sì, poverini, ci dispiace. È diverso quando noi
partecipiamo alla storia di una persona sulle 30.000, quando entriamo proprio nella personalità, nel rapporto, nel vissuto di una specifica persona, allora in quel caso non è più l'evento in generale, ma diventa la soggettività dell'evento con cui non riusciamo a identificarci e quindi a sentire la sofferenza dell'altro e a partecipare profondamente. Lei come vigile del fuoco partecipava al problema della persona, cioè di chi aveva bisogno del suo intervento, non soltanto in termini generici ma proprio in termini personali. Questo bisognerebbe impararlo, ma purtroppo andiamo troppo di fretta per fermarci a guardare l'esigenza dell'altro e quindi preferiamo trasformare tutto in un numero, cioè in una casistica. A tante persone accade questo, a tante altre accade quest'altro, ma quando entriamo nel rapporto personale con quell'individuo, allora forse questo fa scattare quella molla che risveglia in noi il senso di solidarietà e di partecipazione. Ma il senso di solidarietà è qualcosa che potrebbe, diciamo, essere anche migliorato se avessimo dei ritmi diversi, se appunto come dicevamo ci si soffermasse di più sulle cose che abbiamo intorno. Molto spesso andiamo avanti senza guardare, no? Come diceva la Lucia in ospedale. È il nostro rifiuto. Se dovessimo fermarci pensiamo che stiamo perdendo chissà quali momenti, quali minuti importanti per la nostra vita, quali traguardi fondamentali, dove il traguardo fondamentale è l'esistere. In questo caso viviamo molto più per rappresentarci in un sistema di benessere piuttosto che viverci il benessere. Vivere il benessere appunto è stare con e partecipare a, condividere con, cioè sapere ricevere anche dall'altro una confrontazione sulla nostra esistenza, altrimenti noi facciamo tutto da soli, la nostra vita diventa un sogno, non una realtà inserita. Ma quando qualcun altro ci ringrazia, ci sorride, ci partecipa a quello che noi stiamo facendo, beh, in quel caso è una vera vita. Quindi qualcosa che bisognerebbe insegnare, comunque abituare anche dall'età scolastica. Bisognerebbe ragazzi. Dire che questo è il vero pensiero positivo, non è soltanto quello, diciamo, un po' egoistico di raggiungere mete soltanto pratiche. Allora, noi siamo in chiusura, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, ringraziamo Mimì Micocci, Claudio Spagnolo, Antonello Piergentili che ha curato la parte tecnica di questa seconda parte di Fantasticamente, e appuntamento a sabato e buon weekend da Cinzia Tagli. E un'ottima giornata da Luigi De Maio.